Il mio calcio è il titolo del libro di Salvatore Calvagno, quarta fatica letteraria per l'insegnante biancavillese in pensione, residente a Belpasso, che lunedì spegnerà la sua 80ª candelina. Libro che è stato presentato questo pomeriggio in un locale nella zona Vigne di Biancavilla. Più che una presentazione ufficiale, una vera e propria rimpatriata tra vecchi amici e soprattutto vecchi compagni di squadra che hanno vissuto insieme tra gli anni 50 e gli anni 70 tante emozioni sul quadrato di gioco, facendo parte di diverse squadre, tra cui la Dranita, il Bronte, il Calatabiano, il Biancavilla, militando in diverse categorie, dalla terza alla promozione. Un lavoro autobiografico dell'autore che racconta le esperienze vissute che intrecciano la vita calcistica e quella personale, arricchito da fotografie del tempo che fanno ancor più percepire il tuffo al passato raccontato nei minimi dettagli. E com'era il suo calcio? Il mio calcio era quello della fine della guerra e del dopoguerra. Parlo degli anni 50, 60, 70 un po'. Poi tutto il resto, il mio calcio, è un'altra cosa, ma il vero calcio è stato quello dei primi anni, dei primi 15 anni, fino ai primi anni 70. Ho giocato al calcio perché mi piace e perché lo trovavo un qualcosa che aiutasse veramente un ragazzo del mio tempo a muoversi, a trovare una dimensione diversa che lo stare a giocare, a passeggiare in piazza o a giocare a carte. La scuola ha preso il posto del calcio. Difatti coincide il mio abbandono del calcio come tifo 1970, 21 giugno 1970. Italia-Brasile 4-1, l'Italia perde 4-1, io ho vinto in quella partita col Bronte la Coppa Trinacria di tutta la Sicilia e ho smesso di tifare perché successivamente mi hanno chiamato ad insegnare e la scuola mi ha riempito il vuoto che c'era prima occupato dal calcio. Perché ha voluto scrivere questo libro? Perché a Biancavilla, in un sito un po' strano, ho letto delle cose strane, anomale, sul calcio biancavillese. Sono dette delle cose che non sono completamente esatte. Guardano le cose in un modo sommario e mi fa meraviglia che i miei antichi compagni di calcio non se ne siano occupati completamente. Hanno detto delle cose che non sono esatte completamente. Parlano del calcio soltanto a partire dagli anni 90, gli anni 2000, così come se non ci fosse stato nulla. Invece il calcio c'era, non era un calcio eccezionale, ma era più vivo di quello di adesso, dove non c'è un biancavillese che gioca. Oggi ha voluto invitare i suoi amici? Sì, sì. L'ho fatto per i miei amici, se voi vedete, guardate, sono 20-25 sedie. I miei amici mi bastano perché io dia il libro a loro e voglio dire quello che penso adesso. Loro magari mi ricordano in un certo modo. Io sono diventato un altro adesso, senza rinnegare quel periodo in cui giocavo a tutto spiano, 2-3 partite in 2 giorni, ecco. Sulla prima pagina del libro una dedica al fratello Nino Calvagno, noto vigile urbano di Biancavilla, città in cui lui prestava servizio, è scomparso prematuramente nel 2014, anche lui, come il fratello, amante del calcio. Il libro è dedicato a mio fratello Nino, il quale verso il calcio aveva un atteggiamento sicuramente un po' più forte riguardo a me, nel senso che dipendeva molto dal calcio, lui. Poi il lavoro un po' lo fece allontanare un po' dal calcio, però rimase all'interno del calcio, ma non riusciva più a giocare perché le sigarette lo avevano tradito. Sono già quasi 10 anni che manca mio fratello. Il libro l'ho dedicato a lui, una persona semplice che amava veramente il calcio e la gioventù, era dedicato veramente, la sua vita l'ha dedicata, diciamo, per quello che poteva, al calcio biancavillese. Infatti molti giovani le ha inventate, le ha create lui.
Una festa, insomma, quella di pomeriggio, che ha fatto tornare in mente ai presenti piacevoli ed emozionanti ricordi e contestualmente ha dato l'opportunità a tutti loro di rincontrarsi e ripercorrere insieme i momenti di un tempo legati dall'amore verso il pallone.